In questo mini focus, partendo da quello che già conoscete come nuovo modello PEI, la nostra attenzione si incentrerà particolarmente sull'approccio biopsicosociale che lo caratterizza, previsto dal decreto legislativo 66 del 13 aprile del 2017 e anche dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 96 del 2019. La prospettiva biopsicosociale pone l'allievo con disabilità al centro e sofferma l'attenzione sul funzionamento, così come previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mediante il riconoscimento della classificazione internazionale del funzionamento ICF. Il richiamo alle componenti che descrivono il funzionamento umano non richiede però la caratteristica di classificazione ICF in termini di codici all'interno del nuovo PEI, per quanto riguarda soprattutto nello specifico le strutture corporee e le conseguenti funzioni corporee, così come per quanto concerne le attività personali, ossia la capacità di esecuzione di un compito o di un'azione, o la partecipazione alle varie situazioni di vita. Come vedete qui dallo schema, tutte le funzionalità elencate, le strutture, le attività personali, il grado di partecipazione sociale, sono parametri fondamentali. Si tratta di fattori tutti questi osservabili e l'osservazione è il primo compito del docente. L'osservazione del docente, sappiamo, sulla base del nuovo modello PEI, avverrà in ordine alle quattro dimensioni. Quali sono queste dimensioni? La dimensione della relazione, interazione e socializzazione, la dimensione della comunicazione del linguaggio, la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento. E in ultimo la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento. All'interno di queste quattro dimensioni sarà fondamentale fare riferimento costante però alla confluenza tra i parametri o assi che finora abbiamo considerato per la stesura dei precedenti PEI. E dunque, in virtù di questa corrispondenza, cosa dobbiamo fissare? Che alla dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione corrisponderà l'asse affettivo-relazionale. Alla dimensione della comunicazione del linguaggio corrisponderanno gli assi comunicazionali e linguistico, alla dimensione dell'autonomia e dell'orientamento corrisponderanno gli assi dell'autonomia motorio-prassico e sensoriale, e alla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento corrisponderanno gli assi cognitivo, neuropsicologico e dell'apprendimento. Ricordiamo che questi assi sono gli assi che noi abbiamo conosciuto negli anni in corrispondenza a quella che è la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. In questa fase sarà fondamentale individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativo-didattici e metodologici, ovviamente, oltre all'osservazione che sarà sempre la parte propedeutica. La progettazione educativo-didattica, così come previsto, va ricordato, dal decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 e dalle linee guida tornate nuovamente in vigore, pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere. E qui estendiamo, allarghiamo la visione, dunque, in prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, con la sua specifica versione rivolta all'infanzia e all'adolescenza, che è la fascia d'età verso cui noi ci rivolgiamo, a partire dalla scuola d'infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado. Quindi l'ICF CY, ossia For Children and Youth. Pensiamo alla presenza, quando parliamo di barriere o di facilitatori, possiamo pensare alla presenza di che cosa? Di prodotti e tecnologie necessarie, al tipo di ambiente naturale o ai cambiamenti più o meno effettuati dall'uomo, ma anche agli atteggiamenti. Che cosa va detto? Che in virtù di quanto detto, la disabilità parte ovviamente dalle condizioni di salute di una persona, ma è strettamente correlata alle condizioni sociali e ambientali in cui si svolgono le sue attività. Capacità e performance dipenderanno dunque da fattori individuali e anche da fattori sociali. E ci fermiamo qui con questo mini focus, speriamo che sia di vostro gradimento. Troverete ulteriori chiarimenti all'interno del corso Guida alla compilazione del PEI. Vi aspettiamo.